Allora, ciao a tutti ragazzi da King Farmer e benvenuti sul mio canale YouTube. E siamo qua con un tutorial per fare un tutorial di come fare al meglio o più sbrigativo il colpo a caio perico. Allora, per prima cosa vi dovete fare la Securi Server, diventa un CEO e a quel punto lì potete avviare lo schema di pianificazione. Allora, la prima cosa che dovete fare, non sto qua a dirvelo, dovete trovare, raccogliere le informazioni, dovete fare i punti di infiltrazione che sono 8, i punti di fuga che sono 4, i punti di ingresso che sono 5 e gli elementi più interessanti dovrebbero essere 6, ma io ne ho trovati 3. Poi passate ai preliminari, dovete scegliere il veicolo di approccio, che può essere il Cosacca, l'aereo, il Velum, l'elicottero, l'imbarcazione pattuglia, barca di pattuglia o il Longi, che sarebbero questo qua, il Longi, vedi qua, è un motoscavo. Io ho scelto il Velum e il Cosacca. Ma io lo inizierò a fare il colpo con il Velum, però quando atterrerò sulla pista di atterraggio farò in modo che l'entrata non la faccio dalla porta principale, ma l'entrata la farò dal canale di scolo, così almeno potete vedere come la si fa quando si entra dal canale di scolo. Ok, la fase conclusiva, poi fate avvia. Non vi preoccupate che qua non parte il colpo, perché lo dovete ancora preparare il colpo. Acquistate sempre il giubbotto super pesante, fate conferma. Qua fate chiusa, se lo fate da soli, se lo fate in amici, potete farlo da 1 a 4 persone. Sarebbe ideale farle in 4 persone o anche 2 persone, perché almeno se riuscite a recuperare una scheda, intanto che ammazzate le guardie, e una la trovate sopra, di sopra, quando andate a prendere l'ascensore, e dovete trovare le chiavi. Io adesso qua faccio gioca. Voglio giocare da solo. Allora, come veicolo d'approccio io ho la possibilità sia il Cosacca che il Velum, però io faccio il Velum, perché poi vi faccio vedere una cosa. Punto di infiltrazione, faccio la pista d'atterraggio, ma l'ingresso del complesso faccio canale di scolo. La punto di fuga potete mettere quello che volete, che non è importanza, perché io non esco mai da qua. L'ora fatela di giorno, così almeno vedete. Qua set di armi, dovete prendervi sia... Io vi consiglio sempre di prendere l'invasore, che è il fucile a pompa e la pistola. E i silenziatori, ricordatevelo. Poi assumi qua niente, no, qua assumi il carico di armi, perché io scenderò scenderò sulla pista di atterraggio e bisogna far sì che le armi me le portino all'interno dell'hangar. Dunque faccio così, faccio conferma e a questo punto qua faccio partire la missione. Qua scegliete il vestito che volete. Qua scegliamo questa di maschera, fascia rossa, pronto a giocare. Perché io poi adesso vi faccio vedere come faccio io arrivare al canale di scolo. Adesso qua fa partire la sua cosa. E vi spiego anche perché io sono atterrato qua alla pista di atterraggio. Perché avete qua la possibilità di prendere, di riempire il borsone. Vedete che io sono disarmato.
perché le armi sono all'interno dell'hangar. Allora, per prima cosa, correte qua. Io faccio sempre questa cosa qua, eh. Anzi, aspetta, che forse qua c'ho... Cominciamo a riempire qua, che è meglio prendere la cocaina e l'erba. Ricordatevi di avere sempre questa attrezzatura qua, Poi fate A. Cliccate A. Poi qua. Se non è... Allora, sopra cos'è che abbiamo sopra? Allora possiamo andare anche sopra qua. Prendiamo questo qua. Andate qua. Fate come faccio io, Non vi preoccupate, non vi preoccupate del casino che fate, Poi appoggiate qua il bancale. Poi qua salite qua, aspetta, Dovete salire qua di dietro. Ma vuoi salire o no? X, X, X. Poi guardate su per fondere la serratura. Vedete? Qua prendiamo questo che vale di più che la droga. Ok, una volta riempito il coso, il borsone, buttate giù di qua. Qua prendete l'arma, ok, le armi, poi vi appoggiate qua, estraete quest'arma qua che è la pistola automatica, vedete che c'è il silenziatore, poi uccidete questo qua sempre alla testa, Mettete via le armi, poi uscite di qua, vi recate verso la spiaggia, non preoccupatevi anche se andate nell'acqua che i soldi non li perdete, Ecco, poi prendete l'arma e uccidete questo qua. Prendete questo qua. Dovete prendere questo di gommone, È il dinco. E poi vi recate al canale di scolo. Ricordatevi che per entrare al canale di scolo lo dovete sbloccare, altrimenti non passate. Io vi ho fatto vedere questo approccio qua, questo metodo qua. Per farvi prendere un po' di soldi. Perché quando voi siete partite dal Cosacca, arrivate al complesso di Rubio, che non avete nessun soldo. Ma se lo fate in quattro, dovete recuperare le tessere. Poi ci sarebbe da fare l'elite. L'elite dovete farlo... entro i 15 minuti, ma io
per sicurezza lo faccio con calma, non mi interessa a me l'elite, il bonus dell'elite per guadagnare qualche $100,000 in più. Voglio essere sicuro di farlo al meglio. Una volta che siete qua al complesso del Rubio, per estrarre la maschera, tasto destro direzionale del joystick della Xbox One. Ecco, quando siete qua, vi buttate il tasto destro, vedete che ho la maschera, poi vi recate, tenete il joystick in giù per una volta che siete qua, tasto destro per tagliare la grata. Io così almeno vi faccio, e poi fate così. No, aspetta, così. Avanti e indietro col joystick. L'ultimo pezzo. Ecco, si apre la grata. Immaginate di entrare dal Cosacca così. Quando avete tagliato la grata, arrivate qua, sempre tasto destro. Leggete in alto le istruzioni, leggete, vedi, tasto destro. Vi si apre qua. Allora, se la fate come la faccio io, il colpo, problemi non ne avrete. Ecco, una volta che uscite di qua, estrai la pistola. Poi qua non è che è necessario che voi vi inchinate, vedi, qua abbiamo usato la scheda d'accesso, vedi. Poi vado qua. Potete anche camminare. Vedete, ce n'è uno là, ma non lo faccio dopo. Qua vado sopra, ammazzo questo qua. Poi scendete. Poi dovete controllare, vedi che sta arrivando questo qua. Poi andate qua. Ammazzatelo qua. Attenzione al cibernau, eh. Vedetelo là che sta andando su. Quello lì non dovete farvi beccare, eh. Poi andate di qua. Potete correre di qua. Andate di qua. Qua state contro il muro. Andate contro il muro che non vi vede. Qua potete anche correre. Vedete, poi io sparo questa telecamera qua, eh. La vedi qua, quella lì. Poi qua ce n'è uno che sta arrivando.
controllate sempre, state qua fin quando non vedete quello che vi viene incontro. Vedi? Vedete? Guardatelo là, lo vedete là? Guardate là che sta arrivando. Quando appena si gira qua, ecco, voi state qua, appena lo avete di schiena, gli sparate. Ecco. Poi vi fate questo qua. Io attualmente non ho ancora trovato la chiave, che la chiave è molto importante. Qua vi mettete qua, gli sparate quello lì davanti. Non ho trovato la chiave. Poi andate qua. Vedete? Qua io non ho la chiave. Poi qua scavalcate qua. Poi scavalchi qua, poi controllate che non vi arriva il gibernau, è quello lì, lo vedete quello che sta arrivando? Attenzione, eh? Ecco, potete salire qua, salite qua velocemente, qua ce n'è uno. Qua io mi metto sempre qua, perché ce n'è uno qua. Vedete che la telecamera guarda lui? Guardate la telecamera, e poi ne sta passando uno. Quando passa lui, allora potete sparargli. Vedete che mi sta passando, gli sta passando? Ho trovato la chiave, vedete? Quando andate qua, ricordatevi la chiave. Qua la prima cosa che dovete fare, se avete la chiave qua, sempre tasto destro, eh? Ok, poi prendete la tessera qua, la scheda, poi qua prendete, aprite la cassaforte. Prendete i soldi e la vita. Poi qua, se siete capaci di hackerare, adesso vi faccio vedere come si fa a hackerare. Sono quattro, eh? Allora, uno, aspetta, uno, due. Qua è già a posto così. Fate uno, due, uno, due, tre, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, cinque, uno, due, tre, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, cinque. Io come guadagno attuale ho 528.000 dollari. Poi qua sempre tasto destro direzionale.
qua mi manderà, eccoli qua, 35 95 65 35 95, segnateveli, e 65. Questi qua sono i cosi di Madrazzo. Tasto destro per inserire la combinazione. A per, vedi, le frecce. Allora abbiamo 35. A, poi 95 A, e poi le frecce direzionali su e giù per fare il 65. Fate così. Ok. E vado con un bottino di $1,600. Poi io esco di qua, perché ho la chiave, hackerò qua. Vi ricordo che lì, se avete due tessere, potete entrare qua, sempre lo solito procedimento, 1, 2, 1, 2, 3. Ricordatevi che lo dovete fare entro 4 minuti e mezzo, l'hackeraggio, altrimenti vi scoprono, Poi andate di qua, sinistra, qua aprite la porta, poi state attenti che c'è, ci sono le guardie qua, Ora vedete quella che sta camminando, Quando sparisce quella lì, perché è qua davanti, Ok. Eccola là, vedete? Dai! Voi salite qua. Salite qua. Avete la chiave qua. Aprite. Uccidete quello, questo qua a sinistra. Poi correte, tasto destro, sempre tasto destro, per scappare subito a destra, quando apre qua, subito a destra, subito a destra, qua. Correte, correte, cliccate sempre A. Togliete l'arma, che correte molto di più. Correte, correte, correte. Correte. Poi qua andate piano, qua. Andate piano, perché se morite è un casino, Andate piano. Qua non è necessario andare sott'acqua, Qua dovete fuggire, nuotare velocemente. Cliccate A e l'analogico sinistro in avanti. Cliccate sempre A, cliccate sempre A. Ecco, ma non fateci caso al che evita il cono, ma non preoccupatevi che non vi vede.
voi continuate sempre ad andare in avanti e nuotare. Voi non preoccupatevi, che non vi becca. Perché io al confronto dell'elicottero sono già avanti. Poi sparisce l'elicottero. Vedi che sparisce? Questo io l'ho imparato così il coso. Altrimenti ci sono altri metodi, quello di trovare il camion e i vestiti. Io li avevo anche trovati, ma per farvi vedere a voi, quando entrate dal Cosacca, che entrate nel complesso di Rubio, se lo fate come l'ho fatto io, voi vi portate a casa il bottino e senza vita di squadra non morite. Ma dovete stare attenti, ma l'importante è avere le armi silenziate, avere le armi invasore, che è la migliore, e ucciderli alla testa, poi c'è la collana rosa, c'è la pantera, c'è il brillante. Poi una volta voi continuate a nuotare, che dopo vi sfugge, vi arriva una schermata nera, vuol dire che avete concluso il colpo. Poi sarà Lester che ve lo dice. Voi continuate sempre a nuotare. Ma la cosa importante è di riuscire a prendere la chiave, Adesso dovrei aver finito, che mi pare di aver nuotato un po' troppo, eh. Ecco qua, schermata nera, lasciate che si carichi tutto, il sistema, sennò perdete tutto, eh. Ovviamente essendo da solo, vedete, guadagno potenziale 5 milioni, bottino finale 1.432.000. Ovviamente io ci ho impiegato 22 minuti e 59. Lasciate che si finisca tutto. Ricordatevi sempre di mettervi i soldi in banca, eh? Vedete, obiettivo principale era 1.100.000. Io poi gli extra. Qua lasciate che si faccia tutto. Ok, una volta che siete così, va bene ragazzi, per questo video tutorial del colpo a Caio Perico è tutto. Io vi do appuntamento in una prossima in un prossimo video. Vi raccomando di iscrivervi al mio canale Twitch, dove lì farò le live.
sarò in live quasi tutti i giorni e qualche volta anche la sera in compagnia degli amici con GTA 5 online. Ciao a tutti, alla prossima!